Va bene, direi che possiamo iniziare. Abbiamo superato i 150. La parola a voi, io terrò aperta la chat. Allora, il titolo è: Sono in psicoterapia, ho bisogno di farmaci. Allora, adesso presento Filippo e poi vi dico come l'ho, grazie anche a Filippo con cui mi sono parlata domenica, vi dico come l'ho diviso. In realtà l'ho diviso in tre pezzetti e quindi ci abbiamo un po' pensato. Allora, Filippo Turchi è un collega, è uno psichiatra, ma è anche uno straordinario psicoterapeuta ed è il nostro caposede di Firenze, che ha preso la nostra sede di Firenze e l'ha gettata verso le nuvole, perché la sede di Firenze è una sede adesso molto felice e ben funzionante. Grazie Filippo di essere qui. È Grazie a te. severissimo con me perché lui è organizzato e io non molto, adesso, quindi oggi mi bacchetterà. E vi racconto oggi come l'abbiamo un po' diviso. Questa è una proposta, all'inizio è una proposta di Filippo, perché Filippo è anche uno straordinario farmacologo, oltre che essere un ottimo e straordinario clinico psicoterapeuta. Allora, è diviso come iniziando con Miti da sfatare. Perché ci hai dato questo titolo Miti da sfatare, Filippo? Beh, la prima cosa che mi veniva in mente parlando dei farmaci è, e anche facendo l'insegnamento a scuola, in che modo la classe o trattando tipo il workshop che io faccio sui disturbi bipolari e le psicosi, su cui dobbiamo parlare dei farmaci, tra gli aspetti psicoeducativi c'è proprio le credenze anche rispetto alla terapia farmacologica di cui dobbiamo parlare in quei tipi di disturbi e anche come questo in pratica si è evoluto nel tempo, sia da parte dei pazienti, sia da parte degli psicoterapeuti, nel senso che disponibilità, che idea hanno rispetto Questo. alla terapia farmacologica. Allora, il primo mito, occorre farcela da solo. Sì, questo ce l'hanno diverse persone, soprattutto anche alcune di queste credenze, secondo me, io le uso proprio terapeuticamente perché in prima visita le chiedo. Quando penso a una terapia farmacologica, chiedo cosa penso rispetto alla possibilità di una terapia farmacologica e queste credenze del devo farcela da solo o altre già danno un'idea delle teorie naif di cui parlavi anche te con Lorenzini, nel libro. 7 anni fa, Eh esatto. sì, però invece ti danno subito un'idea di come concepisce la malattia o di come pensa se stesso rispetto alla cura e quindi anche in parte cosa si aspetta dal terapeuta, perché il devo farcela da solo e la malattia che cos'è per te, quindi in qualche modo ti dice subito cosa si aspetta anche da te e quindi se avrò meno difficoltà a proporgli il farmaco di fatto come lo penso io come uno strumento. Esatto, ma è molto interessante perché a me capita di fare una consultazione a persone che si bevono 3 litri di vino al giorno o si sniffano 2,5 grammi di cocaina e che dice: no, le medicine non le voglio mai prendere perché fanno male, sono tossiche. Esatto. L'altra cosa è la tossicità. L'alcol è nettamente più tossico sul fegato, anche quello che noi beviamo normalmente, della maggior parte delle medicine che usiamo. Per Esatto, cui ma quando ti anche. dicono così, come rispondi? Se No, te un ubriacone o una. io di solito rispondo molto nel merito scientifico, per cui gli dico la tossicità è questa, anche perché penso che per aumentare la compliance al trattamento, che è uno dei problemi che abbiamo se perdi 10 minuti a spiegare il razionale dell'utilità del farmaco, come funziona, quali sono gli effetti collaterali, questo aumenta moltissimo l'aderenza e è anche utile perché le medicine date male, allora preferisco non darle. E un'altra cosa invece interessante su cui anche io ho molto riflettuto, l'idea che le medicine curano solo il sintomo, perché in realtà c'è quest'idea che la medicina guarisca e invece i psicofarmaci curano solo il sintomo, mentre c'è un pezzo grande della medicina che è solo sul sintomo. Della psicopatia, dici? Sì, Esatto. tutte e due, le psicoterapie e i farmaci fanno tutte e due le cose a seconda
di quello che dai del disturbo che è, nel senso che ci sono dei disturbi in cui comunque anche il meccanismo d'azione delle medicine è terribilmente complesso e si rifà a più modelli come in psicoterapia. Cioè ci sono molti modelli biologici che spiegano l'azione di un farmaco, alcuni francamente anche approssimativi, nel senso che ancora non sappiamo esattamente su quante cose faccia, a tanti livelli, no? Le recettoriali, neurotrasmettitoriali, di plasticità, di un sacco di roba, e che quindi in molti casi in realtà creano un cambiamento che invece è sostanziale, come teoricamente lo dovrebbero fare alcune psicoterapie rispetto, che so, ai temi di vulnerabilità, faccio per dire. Cioè, sei molto professorale, eh? In che senso? Dialogo. Sei molto serio. Adesso ti devo un po' provocare. Dimmi, dimmi questa cosa, come reagisci te quando la gente ti dice creano dipendenza, mi rincoglioniscono? Come reagisci? Allora, a volte che alcuni possano rincoglionire è perfino vero, per cui io quello che gli dico è che il rapporto che ci sarà tra me e lui rispetto alla terapia è un rapporto di collaborazione, per cui non è mio interesse che lui abbia effetti collaterali. Per cui lui deve contare su di me rispetto al fatto che gli darò la miglior cura possibile che lui non deve sentire. Il miglior trattamento è uno che uno non sente. Ecco, questo è un'informazione interessante, perché dice anche di uno psichiatra che ha spiegato cosa fa, no? Senti, e anche il senso di quello che sta facendo in modo chiaro al suo paziente, che spesso non viene affatto fatto. Per cui no? Se lui si sente rincoglionito, cambieremo dose, modi, e se non è possibile cambieremo terapia. Certo, c'è un prezzo da pagare, questo non si può essere naif, nel senso che per prendere una terapia ci sono, non qualcosa lo devi pagare, ma per tutte le terapie. Vuole dire, io ho l'allergia e so che se devo prendere l'antistaminico un po' certo. Più sedato e un po' più di appetito ce l'avrò. Senti, e poi ci stanno anche altri due punti che hai scritto carini, che sto riprendendo. Mi alterano? Sì, a volte alterano, ma forse l'effetto è anche alterare. Sì, bisogna vedere cosa alterano poi. In realtà l'obiettivo principale anche di un antidepressivo è di ripristinare il tuo funzionamento, non è di alterarlo. E poi, come dicevi te, sì, un sacco di cose alterano. Bere bicchieri di vino altera, non dormire per due notti altera. Lì si tratta di capire cosa. Sì, io ho avuto delle esperienze carine con le mie più care amiche, che hanno tutte praticamente la mia età, perché sono tutte dei personaggi pazzerelloni e tormentati. E allora a un certo punto, chiacchierando, erano angosciate per i motivi della vita, perché stiamo invecchiando così. Io ho detto, ma scusa, ma prenditi 50 di sertralina al mattino e vedrai. E c'erano delle mie amiche che mi hanno mandato dei messaggi con scritto, perché non me l'hai detto prima? Sandra, me lo potevi dire prima? Perché in realtà è vero che è come se, per le persone che poi in realtà hanno fatto una buona vita, hanno funzionato, magari hanno sempre sopportato la fatica di un rimuginio, la fatica di avere questa irritabilità lieve, così, e che con pochissima, un milligrammo, 50 milligrammi di sertralina, adesso dico la sertralina perché è quella che io maneggio meglio, in qualche modo si sono come messe molto più in pace. Ma tu pensi che le medicine le dovremmo prendere quasi tutti? No. No. Okay. No, c'è un uso delle medicine che è necessario, c'è un uso delle medicine che è di un'opportunità. In psicoterapia, e secondo me vanno distinti nel e senso... Lo distingo, ci arrivo. Sì, sì, perché quelli per opportunità, sì, puoi guardarlo, insomma, se è un'opportunità. Però io molte volte, ad esempio, vedo degli allievi o delle persone, li vedo un po' offuscati dal loro rimuginio o dalle circostanze dell'esistenza, e mi verrebbe di saltargli addosso e di dargli un po' di sertralina, ma spesso poi non lo faccio, perché è come se fosse un'occasione in alcuni momenti di manutenzione di un sistema in una vita complessa come quella che facciamo noi, che molta gente non pensa neanche di fare, perché è come se lo mettesse in un altro regno, no? Questo è un po' il senso del perché
i miti da sfatare, nel senso che poi alla fine, se devo pensare, se uno dovesse pensare a un messaggio da mandare, che non ci sia un pregiudizio, ecco, ci sia una possibilità, e questa sia una delle possibilità per quei casi in cui questa potrebbe essere un'opportunità. Infatti, quando io ad esempio, e qui passiamo un titincino dopo, infatti se io ad esempio ho davanti a me una persona che secondo me ha urgente bisogno di medicine e non le vuole prendere, questo è un problema che io devo risolvere, ma non da psichiatra, da psicoterapeuta, no? Perché? Perché, e questo è importante, lo dico sempre anche agli allievi delle scuole di terapia, questo ci pone gli psicologi, che non danno le medicine, non possono darle, in una condizione in cui è fondamentale organizzarsi su questo, no? Tu cosa dici ai tuoi allievi su questo? Su come organizzarsi? No, c'è un paziente che non le vuole prendere. I pazienti che non le vogliono prendere, intanto gli chiedo qual è la motivazione. Spesso ci sono delle credenze, ci sono delle opinioni più o meno, alcune di quelle di prima, ce la devo fare da sola, mi altereranno, ingrasserò. Alcune sono sugli effetti collaterali, altre sono, e lì secondo me fare una buona educazione in cui non dai l'impressione di voler vendere qualcosa, nel senso che qualcuno c'ha anche il complotto, nel senso che io mi metto in tasca i soldi della Pfizer se do quello o quell'altro, cosa che è inesistente questa cosa qui, o pressioni che si suppone vengano fatte e che non vengano fatte. E quindi si risponde nel merito. Io prendo molto seriamente e con molto rispetto tutti i dubbi e rispondo nel merito. E cerco anche di fargli capire, proprio da disputa empirica, i pro e i contro di non prenderle. E questo uno psicologo come lo fa? Ma uno psicologo queste informazioni, volendo, ce le ha. Si tratta di studiare, tra virgolette, pro e contro, si tratta di studiare quando sono opportune e quando no, o per dire, non trattare un episodio depressivo o non fare una prevenzione di un episodio, che costi ha in termini di funzionamento, in termini di compromissione, in termini di ricaduta. Oh, e se c'è qualcuno che realmente è contro questa cosa? Perché a me è capitato che veramente avevo un problema, ma non avevo un problema solo a proporre una psicoterapia in una condizione non farmaco, ma avevo un problema perché senza farmaco per me si metteva a rischio. Sai, lì puoi fare due cose. Se hai un po' di margine, io prendo tempo. La tratto come un esperimento e gli dico, va bene, facciamo così. Noi monitoriamo attentamente. Dico laddove c'è un margine, perché se c'è un rischio acuto, che so, di suicidio a breve termine, non lo puoi fare, e a quel punto è un'emergenza da un punto di vista sanità medico, per cui ti comporti di conseguenza. Dall'altra parte, se no, ti prendi del tempo per monitorare. Ci sono i sintomi che mi preoccupano di più, io dico, vediamo se ce la facciamo senza. Mi prendo un margine limitato di tempo, monitoro quelli e gli faccio vedere che certe cose non stanno migliorando e che se non migliorano da qui a un mese dovremo intervenire. A me sì, infatti, però io mi è capitato di... Cioè, il problema è che uno psicologo che si mette in una situazione di rischio legale, no? Perché c'è un paziente che non vuole prendere le medicine, ha un problema. Perché se non ha margini deve sapere meglio cosa fare. Forse questa è anche un'informazione utile per i nostri allievi, perché continuare a fare una terapia in una condizione di questo genere può essere anche una roba per cui gli viene detto, ma scusa, tu hai continuato la psicoterapia e lui no? Certo. E qui, secondo me, una mossa che mi è capitato di fare, ma mi insegno a fare... specie quando avevo i miei allievi per anni, era di rivolgersi anche ai servizi pubblici. Cioè, un'altra cosa che si può fare è, se il paziente è d'accordo, di coinvolgere qualche familiare in questo tipo di passaggio, sia nel monitoraggio sia nel far presente che tu hai dato un'indicazione precisa di cura vista l'emergenza e che lui rifiuta la cura.
Esatto. L'altra cosa è che è molto legale, però è che lo potete scrivere in cartella. Laddove non c'è gli estremi per fare una proposta di TSO o potete contattare il medico curante, perché in realtà la possibilità di contattare il medico curante e di far presente l'urgenza sanitaria c'è, perché ora lo psichiatra è direttamente un medico per cui può proporre un TSO, che poi viene convalidato dallo psichiatra dell'ospedale a cui fa Subito. riferimento, ma se no, uno psicoterapeuta può contattare. Ecco, qui esatto, io ci tengo molto a questa cosa sulle medicine, perché qui anche gli psicoterapisti che sanno, no, fanno fatica a mettersi in movimento. Questo io l'ho visto negli anni, cioè fanno fatica di uscire dalla loro stanza ed entrare in un altro percorso. Per questo io dico sempre agli allievi della scuola di farsi un tirocinio sensato in un ospedale in cui vedono che succede con i trattamenti sanitari, cioè che vedono anche com'è il pezzo duro della sofferenza mentale che in molti studi privati in realtà noi sfioriamo. Gabriele, ci sono domande? Sì, Sonia dice l'idea del pizzo sui farmaci è un indicatore clinico sufficiente per fare diagnosi oppure no? Beh, sicuramente Beh, un pezzettino di sicuro. un pezzettino di diffidenza ci sarà, no? Io mi ritrovo spesso a spiegare, dice Maria, al paziente l'importanza del farmaco, a fare psicoeducazione sulla terapia. Questo è un punto importante su cui forse noi a volte pecchiamo di mancanza di informazioni di tanto in tanto. Ma l'antidepressivo. Su questo c'è un cortocircuito perché gli psichiatri spiegano spesso poco e gli psicologi a cui fanno le domande sanno spesso poco per spiegare. Sì, infatti ti mandiamo in giro a spiegare, te, Favaretto. Rebecca c'ha una domanda che ti divertirà. Ma l'antidepressivo somministrato durante il rischio suicidario non aumenta il rischio di suicidio, cioè diminuendo il rallentamento psicomotorio e fornendo le energie necessarie per la messa in atto? Allora, c'è molto dibattito su questo, dipende molto da che disturbo uno ha e dalla fase. La verità è che questa fase iniziale di aumento dell'energia che precede il cambio dell'ideazione suicidaria c'è. È molto vero per quei tipi di quelle depressioni che hanno una forte componente di Catatonica. rischio di switch, ma si può gestire perché gli si può associare dei farmaci che siano non solo stabilizzanti, ma che siano anche benzodiazepine, che contengono questa spinta all'azione, mentre è molto più pericoloso non curare la depressione. Cioè Sì. le depressioni mal curate hanno un rischio suicidario molto maggiore che non intervenire farmacologicamente. Esatto, lì è molto Il rischio importante. farmacologico è basso. Intanto è proporzionale all'età, per cui è molto più alto se è un bambino e via via a salire e diminuisce nel momento in cui uno si esce dall'età giovane adulta. Per cui poi c'è un Esatto. margine di sicurezza maggiore e può essere monitorato, può essere fatto lentamente per minimizzare questo rischio, cioè lì dipende dalla capacità di gestirlo, ma è largamente gestibile, mentre è molto peggio non curare la depressione. Certo. Allora, io adesso voglio dire. No, c'è un'altra domanda di Elisa, così chiudiamo dopo. Non ho ben capito cosa fare se il paziente ha urgentemente bisogno di una cura farmacologica, ma la rifiuta. Se informiamo i familiari e il medico, siamo tutelati, poi sarà il medico a decidere se è il caso di richiedere un trattamento sanitario obbligatorio, se la situazione è veramente grave. Qui è un problema di urgenza. Non vi ho una, anche Cristina dice, non violo la privacy se contatto il medico di base, sarebbe possibile far firmare un modulo in cui il paziente dichiara di rifiutare il farmaco? Un po' di domande pratiche. Questo lo si può fare, di scrivere in cartella o di fargli esplicitare che lui rifiuta l'invio da uno psichiatra della terapia farmacologica. Lì però non è che questo ci metta al sicuro perché dipende dall'urgenza, dalla gravità. Cioè, Esatto. il punto è che io mi devo saper rendere conto della gravità, punto uno, e quindi la devo saper indagare, la devo saper valutare,
punto 2, devo mettere in atto quelle misure che sono, che sono proporzionate al rischio. E per cui fino al fatto che non si viola il segreto se c'è, è una delle motivazioni per cui si può violare il segreto se c'è un vero rischio urgente per la salute del paziente. Però queste devono essere dimostrate, queste urgenze. È chiaro che non è un, di solito però si chiede un minimo di disponibilità, secondo me lo si potrebbe chiedere all'inizio una disponibilità di interloquire eventualmente con il curante se vedo che è una situazione di una certa complessità, in modo tale che dopo non lo devo richiedere, lo informo e dico che lo informo. Per i familiari no, va chiesto. E poi scusate, nella domanda cioè c'è anche un problema. Una cosa è cosa faccio per non essere denunciato come psicoterapeuta. Una cosa è come faccio come curante. Cioè a me è capitato di accompagnare un paziente in pronto soccorso. Mi è capitato nella mia vita di chiudere le terapie che avevo dopo e di accompagnare un paziente in pronto soccorso. Mi è capitato tante volte? No, mi è capitato due volte con due pazienti nuovi che non erano curati e per cui mi sono una volta giustamente, l'altra volta sbagliando per eccesso, così preoccupata che me ne sono andata in pronto soccorso. Lui ha accettato di venire con me e quindi c'è un pezzo che è, diciamo, formale, istituzionale, legale e un pezzo anche di giusta preoccupazione di come sta il tuo paziente, no? Sì, immagino che tu in quell'ora tu sia riuscito a spiegargli la gravità e a fargli accettare che tu lo accompagnassi e che sia un modo per prendersi cura di. Esatto. No, lui era contentissimo che io l'abbia preso per mano. La maggior parte dei casi urgenti e gravi la volontà è di essere aiutati, non di continuare a soffrire da soli. Certo. Denise pone un'altra questione, che è la paura di non farcela senza. Per una paziente che all'inizio non voleva i psicofarmaci, adesso al contrario ha paura di non farcela senza, è preoccupata di un'eventuale sospensione. Anche sulla sospensione, aggiungo io, ci sono tutta una serie di miti e di credenze, esatto, che sarebbe altrettanto interessante esplorare. Magari su questo, se non l'avete in linea, potrebbe essere il momento di farci un punto. Ve la lancio. Sì, beh, diciamo che nella domanda di Denise è che devi convincere il paziente, ma se per il paziente tenersi, come succede, quel grammo, quel microgrammo di Tavor per tutta la vita è rassicurante, ma glielo lasci, cioè non vai a fare una prova di forza con un ansioso, qui parlo da vecchio psicoterapista soprattutto, una cosa già. In generale le prove di forza non vanno fatte, quindi, e poi soprattutto se sei uno psicologo lo fai fare, parli col medico, col tuo amico psichiatra, gli racconti la tua posizione e gli rilanci la palla, perché questa è una roba che deve fare anche lui, no? Sei d'accordo, Filippo? Sì, sì. In realtà poi la sospensione, se fatta bene, è una sindrome, per cui di solito è perché uno la fa male. Perché c'è una dipendenza dalla quasi, l'unica sono le benzodiazepine che possono dare dipendenza, da tutti gli altri farmaci no, però c'è una sindrome da sospensione, cioè vanno sospesi per benino dati in un modo congruo. E nella maggior parte dei casi è vero che nella vita poi spesso a qualcuno li deve riprendere, ma non è che questo è perché hanno dato dipendenza, è che i disturbi mentali, al contrario degli anni Ottanta, sono spesso o in alcuni casi con qualche aspetto di cronicità o con tendente alla recidiva. E quindi è questo il motivo. Non... Cioè, i problemi sono problemi anche legati a eventi dell'esistenza. Qui c'è una domanda troppo tecnica che gira. Luisa dice: seguo un paziente con disturbo d'ansia e fobie specifiche. Questo paziente ha iniziato la psicoterapia chiedendo anche aiuto al medico di base che gli ha prescritto benzodiazepine temporanee. Attualmente ritengo che non sia necessario continuare con i farmaci. Come procedere in questi casi, essendo noi, tra parentesi aggiungo io, psicologi, presumo? Cioè contattiamo il medico di base in accordo con il paziente? Sì. Perfetto. E poi il problema dei medici di base è che danno l'Oxanac
anche la loro segretaria. Quindi noi ci troviamo un sacco di pazienti ansiosi mal curati con benzodiazepine, perché la benzodiazepina ti aiuta tantissimo se hai una crisi acuta per la prima volta, non sai cosa fare. Ma se tu hai un disturbo d'ansia generalizzato da 3 anni, è inutile che ti prendi 40 gocce di Xanax al giorno. Proprio sconsigliato. Esatto. È proprio sconsigliato. Ma questo è quello che dà il medico di base sempre. Quindi io quello che faccio quando la gente arriva con lo Xanax è di cambiargli subito la medicina. O lo mando da un mio amico psichiatra più bravo di me a dare le medicine, oppure la cambio io, perché non ha senso. Silverio apre un tema complesso, tecnico, ma secondo me molto più frequente e rilevante di quanto ci capiti, di quanto possiamo pensare. Se l'aspetto depressivo è secondario a un disturbo border con autolesionismo e di azioni suicidarie, con oscillazioni dell'umore, eccetera, verso quale orientamento farmacologico occorre indirizzare? Stabilizzatore o antidepressivo? L'antidepressivo potrebbe essere inutile o, aggiungo io, controproducente, perché poi qui si apre anche tutto un tema sulle problematiche diagnostiche delle depressioni. Sì, allora in realtà tutte e due. Questa è veramente una domanda tecnica che, molto tecnica, che è la capacità del clinico di capire qual è la dimensione clinica più rilevante e rispetto a questa quale se è il farmaco adatto. Sono tutte e due, sia l'impulsività che la disregolazione emotiva, che la depressione, che l'insonnia, sono tutti sintomi che hanno un senso nel trattamento e peraltro sono da linee guida, perché nei disturbi di personalità si trattano dimensioni, non si tratta un disturbo. E a volte è utile dare l'antidepressivo e in alcuni casi è controproducente, altre volte è utile dare uno stabilizzatore o un antipsicotico a basse dosi, perché adesso si danno per l'aggressività, l'impulsività, l'autolesionismo, eccetera. La scelta del farmaco è veramente una competenza di uno psichiatra esperto in quel tipo di disturbi. Sì, infatti io non entrerei troppo nello specifico, Gabriele, vorrei andare avanti, posso? Vai! Allora, volevo passare al secondo capitolo, ne abbiamo 3 in tutto, perché il secondo capitolo era interessante ed è quello che discutiamo Filippo e io. Quando è che, quali sono il tipo di disturbi per cui il farmaco è al centro e la psicoterapia è di lato, no? E questo è un suggerimento di Filippo. E Filippo, comincia te, poi io ti salto addosso. Beh, allora, credo di non sbagliare laddove ti dico che al centro nelle psicosi, nel disturbo bipolare, in molte forme di depressioni di un certo tipo primarie, di disturbi dell'umore con depressioni ricorrenti primarie che hanno dei sintomi di un certo tipo, anche in alcuni casi ti direi di DOC, sono le terapie farmacologiche sono centrali. Le trovo da valutare, quindi più non centrali, ma delle opportunità, quasi più al servizio, quindi funzionali a dei sintomi, a dei gruppi di sintomi, a delle dimensioni psicopatologiche difficilmente gestibili in altri disturbi. Il GAD, i disturbi d'ansia, le fobie sociali, in generale tutti i disturbi d'ansia e anche i vari quadri che puoi avere secondari a disturbi di personalità. Devo dire che sono importanti secondo me anche nel border, in alcuni disturbi di personalità che hanno una prevalenza di determinati sintomi. Sì, cioè certo. Trovo che lì ci sia una sorta di coterapia necessaria. Quello che io ho visto però, è chiaro che parlo anche della mia giovinezza, è un cambiamento però per gli stati di schizofrenia, gli stati così, che è sconvolgente, perché quando noi vedevamo i giovani schizofrenici alla Neuro a Roma, alla Sapienza, erano delle persone distrutte dai farmaci che prendevano. E oggi ci sono delle persone che, grazie a nuovi farmaci, se dati bene, sono in condizioni di fare una buona vita, sposarsi. Lì è stato fatto, anche se vengono dati dei farmaci che hanno un effetto, però sono in condizioni di vivere, mentre io mi ricordo sempre con il deterioramento acuto che c'era in certi ragazzi con esordi di psicosi
nei primi anni 70. Ecco, voglio dire, i farmaci sono stati anche molto importanti per la riabilitazione di persone che finivano prima al manicomio e poi, quando non c'era più il manicomio, a essere dei problemi drammatici per i familiari. Ora sono abbastanza... Questo è proprio molto cambiato grazie ai farmaci. In queste condizioni il farmaco è ancora al centro, sei d'accordo? Sì, questo cambiamento, quella che è stata la rivoluzione farmacologica, di fatto ha cambiato l'assetto, meno magari degli studi privati, ma dei servizi psichiatrici di sicuro. E fortunatamente, ora fa un esempio, di antidepressivi in commercio in questo momento ce n'è 25, tutti per la depressione, ma tutti diversi, per cui questo vi dà l'idea del ventaglio solo per gli antidepressivi tra l'efficacia e la possibilità della tollerabilità che c'è a disposizione, e sono migliorati soprattutto nella tollerabilità più che nell'efficacia e nel fatto di poter diversificare, di poter avere tante tipologie diverse sempre più personalizzabili. Maria dice: io ritengo i farmaci nei problemi d'ansia inconciliabili con la psicoterapia. Un'affermazione netta. Bisognerebbe vedere per cosa, nel senso, le linee guida non dicono questo e in alcuni casi sono uno strumento utile. Sì, infatti. Non so perché no. Magari, Maria, se hai da approfondire, secondo me dipende dalle dosi. Altre situazioni: può essere un paziente che prende un antidepressivo dato dal medico di medicina generale da 15 anni per attacchi di panico, ma continua a averne, non ha mai fatto una visita approfondita. Quindi ci sono anche tutta una serie di informazioni su poi la prassi, non solo del rifiuto, ma anche dell'utilizzo magari in modo inappropriato. Anche malpractice. Il problema è, così come la psicoterapia può essere data con una cattiva pratica, una bulimia curata con una psicoterapia non adeguata o un'anoressia curata. Assolutamente. Così anche un disturbo ansioso può essere curato in un modo da malpractice, da un medico di base che non conosce abbastanza e che è abituato che i suoi vecchietti gli dà sempre lo Xanax, o anche da uno psichiatra di antica formazione, perché ricordatevi che sta cambiando tutto così rapidamente. Io ho smesso di dare le medicine quando sono arrivata a Milano a 40 anni e quindi non ero più in un centro di igiene mentale. E tutta questa rivoluzione non l'ho seguita, non l'ho studiata, e oggi veramente mi sento che quando parlo con Filippo gli chiedo sempre consiglio, i miei amici psichiatri gli chiedo sempre consiglio. Ecco questo è un approfondimento, l'approfondimento di Maria sull'aspetto prima, sulla domanda di prima. Sono epistemologicamente non conciliabili. La terapia propone un modello che potenzia il dialogo con l'ansia e la considero una risorsa per attivare il cambiamento. Qui aggiungo qualcosa di mio, cioè c'è un aspetto di, o ci potrebbe essere un aspetto di confusività nel trasmettere dei razionali magari incoerenti quando si cerca di fare un'integrazione tra terapia, psicoterapia e terapia farmacologica. Se c'è questo rischio, lo chiedo ad entrambi, ed eventualmente quali accorgimenti per non generare, come dire, due messaggi contraddittori e per creare una vera sinergia tra questi due tipi di interventi. Beh, questa cosa qui si discute sempre, almeno nella mia esperienza, che non sono una grande farmacologa, si discute sempre con il paziente. Se il paziente riporta, si lavora insieme allo psichiatra, se il paziente riporta un grande disagio per le crisi d'ansia, uno può cominciare a fare un protocollo CBT ben fatto e nello stesso tempo dire, però per i primi tre mesi che saranno acuti le diamo un aiuto. E poi lentamente diminuiamo, cioè nessuno impone un farmaco. Lasciare una persona con panico acuto per tre mesi perché il movimento glielo voglio dare soltanto con le parole, a volte non vale la pena. Filippo? Sono d'accordo. Io poi epistemologicamente rispondo a una domanda di che modello di malattia abbiamo in testa. Secondo me serve un modello di malattia che abbia una sua coerenza, come può essere, cioè, capito, da una parte la Libet e dall'altra
anche un modello biologico che parli l'uno con l'altro. Cioè non vedo, io non, ecco, per i modelli che ho io in testa non vedo inconciliabilità. Esatto, Filippo. Vedo una coerenza, ma non vedo inconciliabilità, anche se, perché se poi uno studia come funzionano i farmaci rispetto ai processi, al funzionamento mentale, alla biologia del cervello, non c'è nessuna inconciliabilità. Agiscono anche su distretti diversi, su meccanismi differenti. Peraltro non ci sono studi su come come in quasi tutti i farmaci funzionino sui processi mentali. Cioè il fatto che molti farmaci diminuiscano il rimuginio, io ne sono certo, so quali e li uso funzionalmente rispetto a... però non c'è uno studio, non c'è una misura. Questo sarebbe interessante, perché sono due discipline che non si sono mai parlate, se non quando ti trovi a dover fare entrambe. Sì, infatti, secondo me questo è il punto, perché poi c'è l'altro capitolo a cui vorrei arrivare, mettiamo al centro la psicoterapia, adesso usciamo dalla psichiatria, e ragioniamo da psicoterapisti, no? E io da vecchia psicoterapista non ho, se non poche volte col mio amico milanese Marco Crosina, trovato delle persone che dessero medicine con Filippo, che avessero la capacità di essere interessati a un modello di funzionamento mentale di uno psicologo. E quindi, perché continuo a avere questo ottimo rapporto con Marco Crosina? Perché lui e io, quando ci inviamo reciprocamente pazienti, ci spieghiamo, no? Lui mi dice, guarda, quello rimugina come una bestia, devi fare solo quello. A quel punto mi manda per la psicoterapia sull'aspetto rimuginativo, sull'aspetto anche di disregolazione emotiva. E invece, e così come io posso mandare a lui per un aiuto un paziente che rumina da tanto tempo. Mentre molte volte la lingua non è trasmissibile e l'assetto dei nostri farmacologi è sprezzante, perché poi chi collabora anche nei centri di igiene mentale con psichiatri sprezzanti ha spesso, da psicoterapista, ha spesso problemi di frustrazione, perché lo psichiatra si mette gerarchicamente sopra e diventa dismissing. Ecco, questo ovviamente non sei tu, non sono le persone che collaborano con noi, però è un grave problema dei medici. You agree? Sì, è vero, anche che a volte ti capita anche viceversa. Cioè? Ah, sì. Che la psicoterapia cura, che te vuoi rimbambolare le persone, che te dai farmaci tossici che non servono, che con quello che dai te si impedisce di fare il mio lavoro. Cioè, in realtà, però, io poi rispetto a questo sono, te dirai, molto formale, però io... Se per un paziente, io sono molto pragmatico, se per un paziente scientificamente e onestamente certe cose fanno, io non sono contro. Per cui io non dirò che non funziona una cosa laddove le evidenze dicono che funziona, perché a me non torna o perché non sta con un mio modello. Perché l'ottica della cura è l'ottica del paziente e quindi non ho nessuna pregiudiziale. Beh, questo però, tu sei uno psichiatra moderno e noi stiamo facendo formazione nelle nostre scuole per aprire la mente degli psichiatri e degli psicologi, perché questo è stato veramente un ostacolo. A me è capitato a Milano che uno dei grandi psichiatri milanesi a un paziente che gli chiese di venire da me e che però era in cura farmacologica da lui, lui dicesse sì sì ci vada pure, ma tanto non ci credo. Ecco, questo è un invito. Il viceversa è che io mi sono sempre occupato di bipolari, avevo l'ambulatorio per la psicoterapia dei bipolari e che so, ti senti dire dalle psicoterapisti che gli stabilizzanti fanno male, che li devi togliere, che esatto. Se no non senti le emozioni. Quindi, diciamo prima di parlare alla psicoterapia, diventa pericoloso, capito? Cioè noi possiamo stare a discutere laddove non ci sono dati, laddove ci sono dati facciamo una cattiva pratica, in un senso. Però è vero che diciamo che la lotta è, infatti io dico sempre nelle scuole,
fate un polistudio con il vostro amico psichiatra. Perché e questo... noi abbiamo il training degli psichiatri apposta insieme a quelli degli psicologi e fanno classi miste costantemente. Esatto, perché questo vuol dire che tu hai delle persone con cui parli, con cui condividi modelli e ti puoi scambiare pazienti. Ma adesso invece volevo, in questa, ci avviamo verso l'ultima parte, anche parlare avendo in mente in modo centrale la psicoterapia, no? Quali sono i segnali in psicoterapia per mandare un paziente a prendere farmaci, da un punto di vista ad esempio Libet? Gabriele, Filippo? Questo è difficile. Ah no, io su questo io ho degli indicatori. Quando ad esempio il paziente sta sintomaticamente meglio, ha risolto i suoi problemi, siano essi problemi di tipo ossessivo o siano essi problemi nell'area dei disturbi di personalità, ma non ha ancora lavorato sul tema e desidera farlo, perché molte persone non vogliono farlo, a quel punto io mi aspetto che potrebbe avere un abbassamento di tono dell'umore e gli prevedo che staremo molto attenti se questo accade, perché io lo coprirò insieme a lui sugli aspetti farmacologici. Questo per me è un invio. Quando un paziente sta meglio, e questo spesso ad esempio nei border anziani che smettono di incazzarsi, di trattare male i mariti, i figli, insultarli, eccetera, e che vedono l'esito di 25-30 anni di insulti nei loro figli o anche nelle loro vite e quindi cascano nel tempo, lì può esserci una grande depressione e lì è importante che il clinico abbia chiaro che deve avvisare il paziente che questo possa accadere. Questo è interessante perché di solito poi quando rispetto alla domanda a me veniva più in mente il prima che non il dopo. Però, allora, i criteri che ti direi io sono prevalentemente la gravità. Cioè, sì, però io voglio che tu qui me la dici da psicoterapista. No, te la dico per dire, ci sono degli aspetti di funzionamento, cioè tutte le volte che i sintomi, che sia il rimuginio, che sia la disregolazione, che sia l'impulsività, che sia quelle depressioni per cui te quasi non hai accesso, cioè te hai l'impressione che qualunque cosa tu dica e tu faccia viene tritata, il meccanismo di sofferenza, lì non è più funzionale, lì non passi, il farmaco ti fa fare una svolta. Un'altra è quando te hai il paziente in terapia da tanto tempo, ti sembra che abbia capito, tu gli hai spiegato, eccetera, ma non c'è un'evoluzione, c'è un pezzo che rimane. Allora dopo tanto tempo, sì, posso provare con altre tecniche, per carità, però c'è un'opzione farmacologica perché te hai l'impressione di aver fatto un buon lavoro ma che questo non abbia prodotto tutti i risultati che ti servono, per dire. Sì, e poi ci sono delle persone che hanno delle storie di attaccamento così disastrose per cui l'abbandono del farmaco, nonostante un ottimo lavoro di psicoterapia, è sconsigliato. Questa è la mia posizione. Io ho 2 o 3 pazienti che ormai con lavori finiti da tantissimi anni, per i quali è fondamentale che poi ogni tanto, siccome stanno meglio, vogliono ridursi il farmaco da solo, vanno giù, tornano, insomma, dopo una serie di esperimenti comuni, anni e anni dopo, concordano con noi che quello che devono fare è prendersi quel farmaco che le aiuta a tenere la ruminazione sotto controllo o l'umore adeguatamente, li stacca un po' dalle emozioni dolorose che hanno imparato anche nella loro giovinezza. Però io sul tema no, io sul tema lo difendo molto, perché è una cosa anche utile per i nostri terapeuti quando si fanno un progetto psicoterapeutico dopo una diagnosi Libet. Il lavoro è vero che se c'è un'acuzia all'inizio ricorre alle medicine, ma anche alla fine devi stare attento, perché se ti viene chiesto un lavoro sul tema può essere un momento in cui per un po' di mesi, per un po' di tempo, il paziente vada
sostenuto. Gabriele, stai annuendo? Sì, sono assolutamente d'accordo rispetto a questi aspetti. Anche prima diceva qualcuno di cui ho perso il segnale che effettivamente in condizioni di impasse può essere un momento per sbloccare la situazione durante una terapia che non dà risultati, o come anche mi ritrovo molto in quello che diceva Filippo. In certe situazioni si tratta un po' incerte, non in tutte, perché in alcune è una condizione sine qua non, ma in certe situazioni è come scegliere di mettere lo sgabello all'altezza giusta per permettere alla persona di riuscire a fare canestro in qualche misura, no? In una logica in cui uno deve pensare al tipo di intervento globalmente, non solo di psicoterapia, che sia il più supportivo possibile, ma che non sia neanche eccessivo, cioè trovare la giusta misura tra le risorse a disposizione del paziente in quel momento e il livello di strutturazione del tipo di intervento che gli possiamo dare, per cui si va dai ricoveri alla terapia farmacologica, al counseling, al monitoraggio attivo in giù, a seconda delle condizioni. Un po' questo è anche il tema della gestione del caso clinico, insomma, dal mio punto di vista. E secondo me si fa buona formazione se si insegna questo tipo di attenzione, che non è un'attenzione psicoterapeutica, come ho detto io, molto specifica, ma è anche un'attenzione clinica, no? Ai segnali che ci manda il paziente. Un altro indicatore è quando il paziente lo chiede, cioè questa è una cosa che secondo me nessuna delle figure professionali fa, che attesta farmaci dai farmaci e dice che le terapie non servono e viceversa. In tutte le linee guida c'è la preferenza del paziente, ascoltare la preferenza del paziente. Questo è un'altra, forse un indice utopistico di libertà, però invece secondo me è un'altra cosa che conta. Come lui pensa la cura, perché a volte non c'è i soldi per fare una terapia, a volte, che so, c'è una difficoltà a contemplare uno o l'altro trattamento, e il vantaggio è che noi abbiamo più strumenti per aiutare le persone che hanno una sofferenza. Senti Filippo, ti chiedono, ti è capitato però di ritenere opportuno non prescrivere farmaci? Ieri? Ieri è venuta una persona che secondo me aveva un disturbo di panico semplice, esordito da poco, secondo me si prende. Adesso ci sono anche degli integratori che funzionano, cioè è la nuova frontiera è un approccio che un sacco di gente che non pensa bene i farmaci tollera meglio, e che qualcosa fanno i nuovi integratori, sono fitoterapici o integratori, e gli si prescrive, gli ho prescritto una benzodiazepina solo al bisogno, e l'ho mandato a fare una psicoterapia, gli ho fatto la restituzione diagnostica, la concettualizzazione, e l'ho inviato in terapia. Sì, un'altra cosa interessante che mi viene da pensare è questa ostinazione a cambiare il farmaco quando i farmaci non funzionano, no? Noi sappiamo che ci sono dei farmaci che non funzionano per certe persone, e quello che succede è che arrivano delle persone che in 5 anni hanno preso 1 milione di farmaci diversi, come dei tentativi random, e in realtà noi abbiamo avuto un paziente così recentemente che ci ha tanto impegnato il nostro ufficio, perché era molto sofferente, aveva un pezzo di rabbia, era però anche estremamente ansioso, ed era stato curato ovunque, no? E lui in realtà alla fine era stato trattato con un depresso, era stato ingrassato di 20 kg, quindi con un disagio, era un uomo giovane, terribile. Nel momento in cui lui è stato visto come qualcuno per cui il farmaco era difficile da usare, e quindi è stato fatto un gruppo di BT, eccetera, eccetera, e è stato preso per mano da me, lo psichiatra, ha fatto un lavoro sulla ruminazione, ha fatto un lavoro di BT, lui alla fine, rimanendo una persona con una vulnerabilità all'ansia sconvolgente, però ha ripreso il suo peso, ha capito chi era, cioè in qualche modo a un certo punto diciamo che è importante non essere ideologici nel fare sempre le stesse cose che noi sappiamo fare meglio, no? Quindi questo mette in gioco anche il piano inflessibile del clinico, no? Perché se tu sei un geniale farmacologo, ma perché devi dire che non funziona la psicoterapia se è nelle linee guida, no? Quindi è un problema anche di salute mentale
del come se poi avessimo chiaro tutto del funzionamento mentale e biologico del cervello. Esatto. Questa inflessibilità suona sconvolgente considerando il poco che sappiamo. Esatto, però è vero che capita, no? Capita negli psicologi, come dici te, capita negli psichiatri come borbottavo io. Ho un'altra cosa, tu fermami se ti stufi, Gabriele, o se dobbiamo chiudere. Ad esempio, se c'è in terapia un lutto improvviso, sconvolgente e doloroso, che però è un evento esistenziale, no? E lì si può discutere col paziente se è il caso, che sta andando giù, se è il caso di dare un farmaco o non è il caso. Come fate voi? Io sono prudente su questo, nel senso che dipende molto dal tempo in cui vieni dopo il lutto. Così come per i traumi, anche per il acuto da stress, il PTSD, guardo molto il tempo dal trauma, perché soprattutto all'inizio non è molto identificativo se hai dei sintomi, me li aspetto, dei sintomi sono fisiologici. Il punto eventualmente è capire le risorse, come stai facendo, come lo stai gestendo. Se vedo degli indicatori che secondo me non lo reggerai o non lo reggerai a lungo, e anche se però ci sono dei sintomi clinici specifici, cioè anche l'ideazione di un lutto suicidario, faccio per dire un conto, è che io vorrei raggiungere il mio marito da 40 anni, mi piacerebbe essere lì con lui, un conto è avere un'ideazione suicidaria permanente, un'autosvalutazione grave permanente, una perdita del divenire esistenziale, cioè c'è una qualità, e questo è, te mi dirai da psichiatra, sì, però c'è una qualità dei sintomi che deve fare la differenza e deve essere riconosciuta, perché i sintomi tipo le alterazioni della psicomotricità, cioè che un paziente inizia a diventare euforico e non dorma, non aspetto, questo è un sintomo che non mi piace, è da trattare farmacologicamente. Faccio vedi per... subito, quando alle 4 del mattino sto benissimo. No, aspettare, se è una settimana che non dormi, non aspetto. No, certo. Chiaro. Mi chiedono, quindi riagganciandomi a quello che chiede Cristina, ci sono situazioni in cui con i farmaci i pazienti stanno così meglio che poi non hanno più bisogno di continuare la psicoterapia? Se bisogno... dipende. Secondo me si tratta anche di fargli vedere cosa potrebbe... cioè il ruolo della psicoterapia in alcuni casi è diverso, ha degli obiettivi differenti, per cui non credo che se uno sta meglio può scegliere l'opportunità di continuare una terapia magari per guardare quella vulnerabilità, per lavorare sul suo tema, per capire meglio alcune cose. Certo, il farmaco, che so, sulla comprensione del proprio funzionamento psicologico fa zero, per cui la psicoterapia rimane con degli obiettivi differenti, con degli strumenti differenti, uno strumento differente. Chiaro. Qualcuno non ha più voglia. C'è efficacia nella presa in carico psichiatrica online? Si fa abitualmente quando c'è necessità, si sa qualcosa? Lì dipende dall'età dello psichiatra. I miei amici vecchissimi psichiatri sono un po' in difficoltà, perché dicono il paziente devo avercelo davanti. Però è vero che un po' è vero, perché in fondo è anche una visita medica, una visita psichiatrica. E a volte sì, a volte anche neurologica, per cui dipende molto dal paziente. Se possibile lo preferisco, alla prima visita soprattutto preferisco vederlo. Non so di dati. Direi che rispetto alle domande siamo abbastanza in pari. Se volete chiudere, ci abbiamo 5 minuti di tempo per voi. Beh, no, tiriamo le somme. Cioè, mi sembra che quello che è venuto fuori, che poi adesso io spero che non siano tutti allievi delle nostre scuole, forse lo sono, è che è importante che tutti noi adottiamo il nostro metodo di preferito di intervenire in modo flessibile e aperto agli altri aspetti che conosciamo meno. E questo vale
sia per noi. E poi bisogna anche essere sensibili, perché quello che succede è che se uno è dentro un progetto psicoterapeutico, ad esempio, e qui parlo da psicoterapista, può capitare di essere così immersi in un dialogo col proprio paziente su quanto era cattiva la mamma, che uno non mantiene quel distanziamento, diciamo, epistemologico e fenomenologico che ci fa anche osservare da lontano. E quindi è importante che noi riteniamo, no, quando si insegna il colloquio in psicologia clinica, empatia, capacità di contatto e distanziamento fenomenologico, è importante non perdere mai di vista questa capacità, non immergersi troppo mai in una cosa o nell'altra, perché può essere che a un certo punto uno faccia un salto e dico, ma cavolo, quello sta andando giù veramente. A me mi è successo di fare delle supervisioni dicendo, domani lei lo deve ricordare. Mi ricordo una volta una supervisione in un centro di igiene mentale con un'anoressica, in cui stavano correndo un'anoressica a 29 kg, una nutrizionista e la sua psicoterapista, aggiungendo ogni giorno 10 calorie in più. Ecco, io lì dissi, ragazzi, qui non ci sono le condizioni per un intervento di psicoterapia e nutrizionistico di 10, questa qui tra due giorni è morta. E quindi lì bloccai tutto e feci ricoverare la ragazza. Cioè, è vero che questa attenzione, adesso ho fatto un esempio sull'anoressia e non sulle medicine, ma bisogna sempre sapersi distanziare. Filippo, sei d'accordo? E lo sai che più vado avanti e più sono in difficoltà a volte a fare la stessa figura, cioè di fare quello che dà il farmaco e quello che fa la psicoterapia alla stessa persona, perché mi rendo conto che rischio di distrarmi da uno dei due, anche perché, parliamoci chiaro, i riferimenti non sono gli stessi, le cose che chiedo per una visita, per un controllo, gli indicatori clinici non li chiedi di base. Cioè, alcuni indicatori non li chiedi durante la psicoterapia. A volte sei così concentrato sugli aspetti narrativi, sugli aspetti... Infatti. Non dici, aspetta, però questo secondo me è agitato o ha avuto uno switch da più tempo, io non l'ho. Mentre invece se metto il cappello, tipo, è vero che forse è anche la mia mente che non funziona in modo così integrato, però se metto il cappello da psichiatra so cosa guardare, monitoro, ho delle scale, ho dei parametri, ti dirò, mi frega anche meno volendo forse di alcune descrizioni, però non mi perdo la sostanza di alcune cose e viceversa. Sì, infatti secondo me è ideale una collaborazione, è ideale che tutti noi, anche se io e te siamo medici, però è ideale avere una collaborazione di cui ti fidi. Infatti quando il mio amico medico anziano mi ha detto sono stufo, vorrei andare in pensione, io a Milano non ho un amico come lui con cui parlo da 30 anni, devo capire che fa. Ti farò venire Filippo a Milano un giorno alla settimana. Va bene, ok, direi che non ci sono altre domande, quindi siamo addirittura d'arrivo. Io mi prendo solo 10 secondi per lanciare l'incontro della prossima settimana, che sarà mercoledì alle 2 per il dispiacere di Sandra. Incubo. E sarà il incontro Come riconoscere che stiamo soffrendo, ospite la dottoressa Daniela Rebecchi. Va bene, mia vecchia e cara amica. Va bene, grazie per averci seguito, grazie Filippo. Grazie a te, grazie sapienza, a te. Grazie Gabriele con la tua sapienza e ci vediamo settimana prossima. Grazie a tutti voi e a presto. Ciao.